Saluto al dottor Palmas, il suo turismo mentale, e in questo video vi spiego cosa è veramente importante. Molti pazienti si fanno annebbiare delle volte da quella che è la marca degli impianti dentali. Io vi parlo oggi qua dalla Moldavia, al policlinico dove si installano più di 500 impianti dentali al mese e ti posso dire con certezza che la marca degli impianti dentali non è importante come ti vogliono far credere. E questo perché c'è un grosso business dietro a quella che è l'industria della odontoiatria e non ti vanno invece a raccontare quello che realmente conta. Quello che realmente conta è andare a misurare quelli che sono i parametri individuali del paziente, andare a verificare quelli che sono i movimenti della bocca del paziente e quindi andare a realizzare delle protesi che stanno in bocca, che sono delle protesi ad hoc su misura, come delle scarpe su misura fatte sulla forma della bocca del paziente. Qua abbiamo per esempio un nostro dottore, un nostro ricercatore, abbiamo il nostro Dumitru, per esempio, ricercatore che ha sviluppato assieme a noi la linea superior. È importante la protesi o la marca degli impianti dentali? Tutta un'altra cosa ha detto. Gli impianti dentali sono solo una parte della storia e certamente non si può dire che la protesi è l'unica cosa importante. Anche l'aspetto chirurgico, come vengono pianificati gli impianti dentali, è importante, però diciamo che l'accento va messo soprattutto sulla parte protesica. Qua vediamo per esempio quello che è il concetto della linea superior. Questa è una linea innovativa, abbiamo una struttura in titanio che poi regge una struttura in polimero stress assorbente, Pecton, e abbiamo poi tutta una serie di impianti dentali sotto che vanno a reggere la struttura. Come vedi, gli impianti dentali sono solo una parte della storia, poi tutto quello che realmente si usura nel tempo, che è sottoposto a usura, in realtà è la parte protesica. La parte protesica è la parte più sottoposta a usura negli anni, nei decenni, è quella che sollecita quando il paziente mastica. Gli impianti dentali, una volta che sono integrati, che sono un numero sufficiente, diciamo che non ci danno il grosso dei problemi. E soprattutto la forchetta, l'articolatore che noi utilizziamo per andare a simulare i movimenti della bocca, quindi l'articolatore perché abbiamo un'articolazione noi nella nostra bocca, non parliamo solamente di denti, ma è tutto un sistema collegato. Questo è fondamentale per andare a simulare quelli che sono poi i movimenti delle arcate nel sistema masticatorio. Questi tipi di strutture possono essere fatti a mano, col computer, in digitale sicuramente meglio perché poi in caso di rotture abbiamo la possibilità di replicare quante volte vogliamo quelle che sono le strutture che avevamo realizzato con il computer. Se io vi apro qua per esempio un post che abbiamo fatto, questo è il gruppo più famoso dei 7700 odontotecnici più riconosciuti a livello mondiale. 40 minuti fa abbiamo pubblicato uno dei nostri casi, un prima e dopo. Non vi posso far vedere il prima, è meglio farvi vedere solamente il dopo, di quella che era la situazione, tipica di un paziente che ha perduto completamente i denti. Qua siamo andati a ristabilire completamente la dentatura con delle protesi artificiali che sono avvitate sopra gli impianti dentali. Questi casi stanno facendo il giro del mondo, questi casi sono dei casi che stanno facendo scuola, questi casi sono le linee del futuro che stanno permettendo a migliaia già oggi in Italia di pazienti di tornare a mangiare e farlo in sicurezza. Sicuramente gli impianti dentali hanno giocato una piccola parte, ma la grossa parte la sta facendo lo sviluppo dei materiali protesici, lo sviluppo delle produzioni delle linee dentali e quindi come andiamo a utilizzare i materiali e soprattutto l'accoppiamento di diverse tipologie di materiali. Io torno al lavoro, ti faccio un saluto qua dalla Moldavia, dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia.
Bravo Marco! Bravo Marco! Bravo! Perché qua sono i migliori pazienti di Milano. Tutti quelli di Milano.